Il nostro paese è agli ultimi posti in Europa nel consumo di morfina in ospedale, eppure i progressi della farmacologia negli ultimi 20 anni consentono di controllare e di ridurre, proprio con morfina e oppiacei, nel 90% dei casi il dolore. Nei nostri ospedali si soffre ancora di dolore acuto, per esempio per il post-operatorio, o nella vita quotidiana di dolore cronico quando dalle malattie non si può guarire. E poi c'è il dolore fisico di chi vive lo stadio terminale di una malattia oncologica, dolore che può essere ridotto e controllato anche se attraverso dinamiche complesse. Oggi e domani all'ospedale di Pagani una 2 giorni di approfondimento del tema, nella prospettiva dell'attivazione del polo oncologico. Nella prospettiva, speriamo non lunga ma a breve termine, della realizzazione del polo oncologico, quella della proposta di far affrontare il dolore, soprattutto dei malati oncologici, con un minimo di aiuto sul termine farmacologico, è molto importante, considerato che purtroppo oggi ci sono dei tumori molto aggressivi che lasciano poco spazio alla cura. Certamente. Oggi noi abbiamo voluto fortemente fare questa manifestazione nel futuro polo oncologico dell'ospedale Andrea Tortora di Pagani, perché per il decreto 49 questo polo dovrebbe diventare effettivamente il fiore all'occhiello della sanità dell'Agro. Noi comunque ringraziamo il direttore generale Squillante e il direttore sanitario che sono molto sensibilizzati a questo problema, a questa situazione, che ci hanno dato anche l'input di fare queste 2 giornate proprio a Pagani.